Buongiorno a tutti i videoascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi sono particolarmente contento di poter presentare un libro uscito di recente che si intitola Mulieres Salernitane di Federica Garofalo, pubblicato da Robin Edizioni. Ma sono doppiamente contento perché insieme a Federica Garofalo, autrice, ci sarà anche la professoressa Chiara Maria Lambert, che è docente di archeologia medievale e di epigrafia medievale all'Università di Salerno. Quindi, come al solito, io non rubo tempo ai nostri ospiti e lascio subito la parola a Federica. Prego, Federica. Anzitutto io ringrazio la professoressa Lambert di aver accettato questo invito di essere con noi oggi, perché è una di quelle persone senza le quali questo libro non sarebbe stato scritto. Essendo una dei miei maestri, studiato negli lunghi anni dell'università, è anche a lei che devo queste pagine. E quindi le cederei la parola per anche un'introduzione storica, perché lei ne saprebbe parlare molto più di me. Allora, io sono assolutamente lusingata di presentare questo bel libro scritto dalla nostra ex allieva Federica Garofalo, la dottoressa Garofalo, ma assolutamente questo merito di aver contribuito in qualche modo alla realizzazione del libro non mi viene assolutamente. È un merito che va tutto a questa giovane studiosa che si è formata all'Università degli Studi di Salerno con una progressione di studi che però hanno sempre avuto al centro il Medioevo nelle sue manifestazioni culturali più alte, partendo da una tesi triennale di storia medievale, passando poi ad una tesi di magistrale in gestione e conservazione dei beni culturali, e questa sua preparazione l'ha poi completata a Roma. Lei ci dirà con qualche particolare presso la prestigiosa scuola di archivistica, aspetti che non voglio sbagliare, me lo sono fatto dire da Federica per non sbagliare, ma mi aiuterà lei. Presso la prestigiosa scuola di archivistica e diplomatica vaticana, dove ha avuto anche modo di, forse un po' casualmente, ma io non credo nella casualità, conoscere delle persone che l'hanno orientato ulteriormente nelle sue ricerche. Ma veniamo subito in medias res. Mulieres Salernitane, e dal titolo ci si aspetta ovviamente che si parli di donne, che si parli di Salerno. E il titolo latino ovviamente ci parla di un mondo lontano, che è il mondo in cui Salerno è sede prestigiosa di quella che poi le varrà il titolo, no, di Ippocratica Civitas, che è anche la dicitura che compare sul logo della nostra università, e che è esattamente come, no, per altre prestigiose sedi, penso a Bologna o altre città, un titolo di vanto. Tuttavia di queste mulieres forse fino ad oggi non sapevamo abbastanza, e certamente ne sapremo di più da adesso in avanti, non solo grazie al libro di Federica, ma anche grazie a una importante convenzione che è stata stipulata dal Comune di Salerno e l'Università, proprio il nostro dipartimento di ISPAC, per far rinascere gli studi intorno alla scuola medica salernitana. Quindi questo libro capita proprio nel momento giusto, in qualche modo, a riaprire, riaccendere in qualche modo i riflettori su queste personalità importanti del Medioevo, non soltanto salernitano, Federica poi ce lo spiegherà bene, anche europeo. E mi piace ricordare che prima di questo suo bel libro, che è un libro leggero apparentemente, ma anche molto dotto, lo vedremo, Federica si era misurata con qualche cosa di più, forse più vicino ai suoi studi in quegli anni, cioè agli aspetti propriamente storico-culturali della presenza delle donne mediche o medichesse, come a lei piace chiamarle, nella Salerno medievale e nell'Europa del tempo, con un bel saggio, Mediche tra Salerno e Europa, che pubblicammo molto volentieri
sulla rivista Salternum, non so se riuscite a, se si inquadra bene, il numero è quello del 2016, tra l'altro un numero importante perché si celebrava il ventennale del gruppo archeologico salernitano del quale peraltro Federica fa parte. E fa anche parte del gruppo di rievocazione storica, un altro tassello importante della sua esperienza che l'ha portata a conoscere meglio queste Mujeres. Ma veniamo al libro. È un libro, dicevo, molto bello, molto godibile, una sorpresa per me che conosco più gli aspetti di Federica come studiosa di storia e che invece scopro essere una bravissima narratrice. Il libro non voglio ovviamente rivelarne i segreti per non togliere ai lettori il piacere della lettura. È molto ben introdotto da una bella prefazione. La firma è una firma prestigiosa della scrittrice Erika Maderna, che tra l'altro, tra le sue numerose pubblicazioni, ne ha proprio una dedicata alle medichesse, la vocazione femminile alla cura, che è nelle stesse corde, direi, in qualche maniera, del libro di Federica. Se non che Federica, intorno a queste figure di donne del Medioevo salernitano, intesse dei racconti di vita vissuta, formulati come dei dialoghi. Sono sei racconti, poi ce ne sceglierà qualcuno, ce ne sottolineerà anche le peculiarità e le ragioni delle scelte, ovviamente. Sono delle mediche importanti, note anche in città, perché ad alcune di esse sono dedicate delle vie, sono dedicate delle istituzioni, quindi un nome come Trotula de Ruggero, alla quale Federica restituisce il nome probabilmente più corretto di Trotta, o altre ancora, e che sono note ma in maniera forse superficiale o del tutto anche non sempre corretta, a questi personaggi le restituisce vita e li fa interagire con altri personaggi storici del loro tempo. Ne nasce davvero una serie di racconti che sono in sé conclusi, quasi sei atti unici, che io vedrei molto bene anche portati in scena, non escludo che a questo Federica abbia già pensato, e che però hanno un filo conduttore comune, un filo rosso che li lega. Federica mi diceva, senza aver letto i primi non si possono capire i secondi. C'è un'evoluzione nei racconti che è anche l'evoluzione della storia della scuola medica salernitana, che ha momenti di gloria e momenti di purtroppo di decadenza, che sono legati però a una storia generale. E allora le donne così famose, giustamente riconosciute nella loro epoca, perdono un po' alla volta questo loro ruolo, e forse in questo, ma Federica ce lo spiegherà lei stessa, è colpa di una storiografia successiva, sicuramente di parte, sicuramente fortemente maschilista, che cancella dalla storia questo ruolo anche europeo delle donne mediche salernitane, e cancella anche un po' il ruolo delle donne, no, nella storia della scienza, e quindi bisogna che il percorso torni a essere in salita, come spesso succede. Senza alcuna accondiscendenza, un femminismo che in qualche modo vedrei come anacronistico, bisogna sottolineare come le donne debbono pagare sempre di moneta doppia, se non tripla, le loro conquiste e il loro lavoro. Ne sono testimonianza anche le protagoniste del libro di Federica. Ma io le chiederei io ovviamente ho qualche racconto che mi è piaciuto più degli altri, ma vorrei che Federica stessa fosse appunto lei a dirci le ragioni di questo libro e se c'è uno di questi racconti al quale è particolarmente affezionata per qualche ragione. Allora, questo libro è iniziato nel 2011 come conseguenza quasi naturale dei miei studi universitari, di cui la professoressa non si attribuisce importanza. Invece, proprio anche grazie alle epigrafie che ci fece studiare, alle epigrafi che ci fece studiare, come quella di Theodenanda, sono andata ad approfondire anche il ruolo che aveva la donna
nel cosiddetto buio medioevo, e per me è stata una vera sorpresa, perché contraddiceva tutto quello che avevo sempre pensato fino a quel momento. E allora ho cominciato a studiare a partire da Régine Pavenu, fino da Jacques Le Goff, fino sia alle italiane più recenti come Maria Giuseppina Muzzarelli, e la scuola dei medievisti americani come Theodore Vergaz, Diane Watt, Annie Livingston, scoprendo un ruolo della donna che aveva molto più spazio di manovra, margine di autonomia rispetto all'epoca romana e rispetto all'età moderna. Questo è studiando la scuola medica salernitana, mi sono imparato i nomi di queste donne, però trovavo sempre poco e trovavo anche cose praticamente inventate su di loro. Allora mi sono chiesta: qual è la verità? Qual è la verità su queste donne? Come erano inserite nel loro contesto? C'erano degli equivalenti in altre parti d'Europa o erano un'esclusiva di Salerno? E allora ho cominciato a studiarle, partendo proprio anche dalle prime volte in cui vengono menzionate, per esempio Scipione Mazzella del Cinquecento, e a studiare i nomi delle famiglie, le opere che hanno scritto. E allora mi sono accorta che il fatto che vi fossero donne medico non è affatto un'esclusiva di Salerno. Ce n'erano in tutta Europa, e fino all'inizio del 300 era accettato comunemente che una donna potesse essere medico. Infatti il termine latino medicus, sia in latino sia nelle lingue volgari, aveva il femminile, medica. E questo, se adesso che litighiamo tanto sulla femminilizzazione del linguaggio, se termini come assessora o sindaca o siano ammissibili oppure no, dei termini che oggi noi decliniamo solo al maschile, come medico o come fabbro, per esempio, nel Medioevo avevano il femminile. Questo qualcosa vorrà dire. E allora, così ho cominciato a prima a studiarle dal punto di vista puramente storico, insomma. Poi è scattata la molla nel 2011, quando provai a scrivere, a mettere in nero su bianco un racconto, Il tamburo delle sirene, che era, potendo permettermi di prendermi più libertà, perché la medica protagonista era nota solo con il nome di Mercuriade. Mi permetto di interromperla, Federica. Una cosa che al lettore sicuramente susciterà una certa curiosità è il fatto che i titoli dei suoi racconti sono in qualche maniera fuorvianti, nel senso che rimandano tutti o alla mitologia greca, la mitologia antica classica, oppure al pantheon classico, e allora lasciano un poco sconcertati, perché dal titolo, no, noi siamo preparati ad un'immersione nel Medioevo, poi ci troviamo con dei titoli un po' spiazzanti, che chiaramente sono allusivi a qualcos'altro che il lettore poi scoprirà. E tra l'altro, un'altra cosa un po' fuorviante, questo mi permetto di dirlo all'editore, è la copertina. L'editore, certo, ha preferito mettere in copertina un qualche cosa che allude ad una collana, mentre onestamente le tre simpatiche giraffe con il libro di Federica davvero hanno poco a che fare. Mi permetterei molto molto sommessamente di suggerire, per una auspicabile prossima edizione, ma anche per quelle che sono già in libreria, di preparare una sovracoperta, e poi magari diamo anche qualche suggerimento in questo senso, una sovracoperta che dia un po' più l'idea, no, di quello che il lettore può trovare nel libro, perché molti in libreria cercano i libri e li scoprono attraverso la copertina, attraverso la quarta di copertina, che ha un piccolo riassunto, o se sono un po' pazienti, leggendo la prefazione.
Quindi il titolo è un po' fuorviante, una copertina che non è abbastanza allusiva, potrebbero in qualche maniera far rimanere un po' da parte, no? Nelle librerie, un libro che invece merita di essere letto. Ma Federica, vorrei che ci spiegasse, allora, per esempio, partendo proprio dal tamburo delle sirene, che sembrano due cose assolutamente anche strane, no? Contraddittorie, nell'immaginario collettivo la sirena la associamo certamente ad altro, e per il perché di questo titolo e il perché di questa sua particolare affezione nei confronti, no? Questo suo affetto nei confronti di questo primo racconto. Innanzitutto è il racconto che mi ha permesso di vincere il primo premio, il racconto nel cassetto a Napoli nel 2011. E poi Il tamburo delle sirene, il titolo è ispirato ad un'immagine prettamente medievale, a una miniatura di Errada di Hohenburg della fine del XII secolo, che però trova altri riscontri in affreschi, in bassorilievi, eccetera, in cui le sirene non sono rappresentate caudate, ma con le ali. Con le ali. E hanno sempre in mano degli strumenti. E uno degli strumenti che hanno in mano è appunto il tamburo. E questo mi è venuto subito da collegarlo con la nostra cultura campana. La tamorra, così come noi chiamiamo il tamburo, però in cui, questa è un'altra cosa da sottolineare, nella nostra lingua la tamorra è al femminile, quindi indica un uso femminile del nostro tamburo, del grande tamburo a cornice che troviamo anche nelle mani di queste sirene. E ho continuato con i titoli ispirati alla mitologia, anzitutto per omaggio a una delle mie fonti di ispirazione maggiore, i dialoghi con Leucodi, Cesare Pavese. E poi perché sono archetipici, cioè il titolo racchiude in sé il cuore della storia attraverso qualcosa che va al di là del tempo, qualcosa che è sempre valido, era valido nell'antichità. Era valido nel Medioevo, a maggior ragione, perché noi non ce lo dimentichiamo troppo spesso. Il Medioevo aveva un rapporto dialettico con l'antichità, aveva un rapporto quasi riflesso di specchi con l'antichità, ed è valido anche oggi, perché per esempio se noi diciamo Tiresia, il cieco Tiresia, non dimentichiamo lo spettacolo di Andrea Camilleri che proprio a Tiresia volle ispirarsi. E quindi il titolo racchiude in sé il cuore della storia. Ovviamente è un cuore che va scoperto, allora li evochiamo rapidamente questi titoli ad uso dei lettori. Il Allora, primo è Il giardino delle spese, poi abbiamo Gli occhi di Tiresia, I due volti di Febo, Federica il conosce a memoria, io mi ritrovo tamburo a delle sirene. scrivere, Il tamburo delle sirene, Minerva dall'occhio azzurro e Il dono di Plutone. Sono tutti appunto allusivi a storie complesse in cui, dicevo, ci sono normalmente due personaggi in dialogo tra di loro. Talvolta il secondo personaggio, il secondo interlocutore, è poco più che una spalla in qualche modo rispetto alla donna medico che è la vera e propria protagonista. In altri casi c'è davvero un duettare, no? Tra i due personaggi. E qui chiaramente, anche per brevità, credo dobbiamo citare, forse il racconto che credo susciterà maggiore interesse nei lettori, perché i personaggi sono personaggi particolarmente noti. Il primo racconto che, è dedicato a un dialogo singolare tra la medica Trotta De Ruggero e niente poco di meno che Papa Gregorio VII, esule in Salerno. Una storia alla quale molti colleghi, molti storici, molti studiosi hanno dedicato e stanno dedicando anche in tempi recenti degli studi
importanti, una figura che va approfondita al di là di quanto già si sa comunemente, di questa sua interazione importante con altri personaggi ben noti, Alfano I, arcivescovo di Salerno, e Roberto il Guiscardo, artefici l'uno della conquista, il Guiscardo, di una Salerno ancora profondamente longobarda, culturalmente longobarda, nella quale le famiglie di alto rango ovviamente si sentono defraudate di delitti e in qualche caso anche privati della vita della vita di persone a loro care, in questo scenario molto, molto complesso di transizione importante per la città di Salerno e per la Campania, diciamo per tutto quello che era stato il Principato Salernitano-Beneventano. In questo scenario Trotta interagisce con un papa che Federica, con tinte anche piuttosto marcate, descrive al termine della sua vita, con un realismo forse anche un po' crudo, un uomo ormai privo di forze, che però ha ancora una forza di volontà straordinaria e che accetta. E non può fare altro, i consigli perentori di una amabilissima donna medico che però sa unire appunto la dolcezza femminile alla fermezza del medico. E questo è un tema che torna anche in altri passi, in altri racconti. Ed è per questo che io avevo messo sullo sfondo, non so se si riesce a vedere, alle mie spalle, un bel ritratto di Alfano I, che è opera di un comune amico di Federica e mio, l'architetto Reinaldo Fasanaro, che ha la capacità straordinaria di dare vita con i suoi acquerelli e con il suo lavorare con materiali diversi, cioè in maniera polimaterica, dare vita e concretezza a personaggi storici e a quelli salernitani, alle Mugliere sarà dedicato anche delle attenzioni, ci sarà una piccola sorpresa finale. Ma vorrei lasciare ancora Federica su un altro tema che mi piace sottolineare, la sua capacità di narrazione in generale e l'accuratezza straordinaria del linguaggio. Sulla accuratezza della ricerca storica si è detto, è evidente, Federica. Okay, allora volevo chiedere a Federica di completare, anche perché credo che il nostro tempo a disposizione non sia più molto, sugli aspetti del linguaggio. Dicevo dell'accuratezza storica, abbiamo detto, è evidente, ma devo sottolineare come Federica sia riuscita, ecco, ad alleggerire la materia, facendo sì che questi racconti fossero appunto davvero molto gradevoli anche quando ci sono degli excursus anche abbastanza lunghi di taglio propriamente culturale. La narrazione scorre comunque in maniera davvero fluida e gradevolissima e molto apprezzabile è anche appunto l'accuratezza, direi la disciplina con la quale lei lavora con il linguaggio e l'aver saputo anche differenziare i registri linguistici a seconda dei racconti dei personaggi. E allora per questo le chiederei di dirci qualche cosa, ecco, di come ha lavorato in maniera tale da invogliare ulteriormente il lettore ad apprezzare questi suoi racconti. Sono partita da un presupposto molto semplice. Nel palazzo non si può parlare come all'interno di un quartiere popolare e quindi ne ho tratto le debite conseguenze. Per esempio, Costanza di Sicilia, quella che noi comunemente chiamiamo Costanza d'Altavilla, era una donna di una certa cultura e quindi deve parlare come una donna della sua cultura. Invece Maria di Pozzuoli, che è la protagonista di Minerva dall'occhio azzurro, è una donna di rango medio-basso, diciamo così, una donna capitano di una guardia nobiliare, che è tra l'altro descritta dal Petrarca, per questo mi sono appoggiata a quello che ne dice Petrarca. Però una donna di rango medio-basso, figlia bastarda di un cavaliere,
è vivente in mezzo a uomini d'arme, quindi la sua parlata deve essere di conseguenza, quindi dialettale, a parte un po' anche scurrile, però appunto impastata della vita che fa. Queste figure le ho concepite impastate della loro vita, in qualsiasi posizione si trovino. Per esempio, anche una come Mercuriade, che è un po' una via di mezzo, di umili origini, e questo l'ho dedotto dal nome, perché darsi uno pseudonimo vuol dire non avere un nome importante da vantare e dunque ovviare con questo stratagemma. E io le ho dato il nome comunissimo a metà del 200 di Margherita. Margherita è di umili origini, ma ha studiato in monastero con persone colte e dunque ha entrambi i registri linguistici. Può parlare sia in dialetto, sia in maniera, può usare un registro più aulico. Se si trova a parlare come un genio, con un genio del calibro di Tommaso d'Aquino. Ecco, proprio su Tommaso d'Aquino la volevo perché so che è un argomento che le sta particolarmente a cuore. E allora chiaramente Federica abilmente ha portato il discorso in questa direzione. Allora, volentieri, ecco, vorrei che raccontasse brevemente, no, questa sua. Mi diceva scoperta in qualche maniera di un Tommaso d'Aquino un po' diverso da come se l'era immaginato e studiato prima di essere indirizzato in una certa maniera da uno studioso, suo giovane collega. Anche prima, devo dire la verità, per come l'avevo studiato al liceo, l'avevo studiato in maniera un po' superficiale, questo per dire, per dare un consiglio spassionato a chi scrive i manuali di filosofia per il liceo, cercate di non banalizzare, perché l'ho conosciuto come il filosofo delle cinque vie. Quello, il Doctor Angelicus per eccellenza, il teologo per eccellenza all'interno della Chiesa, quindi medievale, il ritratto perfetto del teologo medievale, quindi con tutti gli stereotipi appiccicati di addosso, compreso quello della misoginia. Invece, se si vanno a studiare veramente le sue opere, a leggere veramente quello che ha scritto, alcune affermazioni che ho visto anche estrapolate da persone di una certa cultura, come la teologa Ranke Hyman, Uta Ranke Hyman, in cui sono menzionate delle frasi di Tommaso d'Aquino che potrebbero suonare come delle mannaie nei confronti delle donne. Se messe all'interno del discorso che fa, acquistano tutta un'altra dimensione. Per esempio, la frase femina est mas occasionatus. La femmina, e sottolineo che qui si parla di femmina, non di donna, cioè di femmina, ma non di mulier, anche di quelle degli animali in sostanza, è un maschio mutilo. Occasionatus viene tradotto come mancato, ma voglio dire, la parola indica appunto una mutilazione in questo caso. Sta citando Aristotele, però la sta citando all'interno di un discorso con i suoi pro e i suoi contro, alla fine del quale conclude che dal punto di vista dell'uomo, cioè dell'approccio scientifico, tra virgolette, per quello che se ne poteva sapere all'epoca, la femmina, anche quelle degli animali, è un maschio mutilo perché gli manca l'organo genitale maschile, diciamo. Ma dal punto di vista di Dio, la femmina non è un essere mancato, ma è perfetta in quanto femmina. E perché la generazione può avvenire solo dall'incontro tra i due sessi. Ed è questa la conclusione che fa. E leggendo altri, ho trovato delle affermazioni incredibilmente sorprendenti sulle donne. E questo è quello che ho voluto, per esempio, questa che è bellissima secondo me. La femmina, la donna,
e qui si tratta di Mulier, è stata convenientemente tirata dal fianco, non dalla costola, tratta dal fianco, non dalla testa perché fosse superiore, né dai piedi perché fosse calpestata, ma perché fosse simile ad Eum, simile a lui. Quindi mette l'uomo e la donna su un piano di parità, cosa che riprende tra l'altro da Agostino e da altri filosofi a lui precedenti come Rabano Mauro. Ebbene, tutte queste cose me le ha fatte scoprire sia il professor Giulio D'Onofrio, che è stato un altro dei miei maestri con cui ho seguito due corsi di filosofia medievale, sia soprattutto un padre domenicano che ho conosciuto a Roma quando ho frequentato la scuola di paleografia all'Archivio Vaticano, padre Gabriele Scardocci, che se ci sente saluto, il quale mi ha tirato via molti pregiudizi relativi sia all'ordine domenicano sia a Tommaso d'Aquino. E nel fare le modifiche a questo racconto poi per la pubblicazione, non ho potuto fare a meno di ispirarmi ad alcuni suoi modi di fare, ad alcuni, benché lo abbia descritto naturalmente in modo completamente diverso, perché notoriamente Tommaso d'Aquino era obeso, mentre invece padre Gabriele, come dico io, è un'Alice. Dunque, è chiaro che Federica appunto è molto affezionata ai suoi personaggi, anche e molto a tutto ciò che sta dietro, cioè tutta la ricerca, tutto ciò che l'ha portata poi a costruire questi racconti. Io vorrei, perché credo che il tempo stia per esaurirsi, vorrei leggere soltanto un piccolissimo brano da uno dei racconti di Federica, un attimo che mi apro le parti che mi sono evidenziate, ed è una descrizione molto bella di una di queste donne che lei descritto. Un attimo solo, è il primo racconto, il personaggio è Trotta de Ruggero, siamo in quello che poi il lettore scoprirà perché si chiama il giardino, viene chiamato il giardino delle Esperidi. Il momento è anche tra l'altro un momento drammatico e i due personaggi dialoganti sono, come dicevamo, questa medica straordinaria e il Papa Gregorio VII. Ecco qui, siamo tra le pagine 17 e le pagine 18 del libro, siamo in questo giardino, dunque, eccola qui, Trotta replica, ecco, ad una richiesta del referendario Pietro, che vuole portare qualche cosa da mangiare al Papa, e il referendario Pietro la squadrò ben bene, mentre senza degnarlo d'altro, come fosse a casa sua, si avviava già verso i giardini con Papa Gregorio aggrappato al braccio. Almeno lei avesse dato la soddisfazione di una lacrima, di un tremito della voce, e invece eccola là, fresca come una rosa. Aveva avuto persino il tempo di abbigliarsi con quell'eleganza squisita che a palazzo era sempre stata proverbiale. Il referendario valutò con un'occhiata i capelli troppo biondi per essere naturali, probabilmente tinti di fresco, il viso dai lineamenti squisitamente normanni che nonostante le rughe non dimostrava affatto i suoi 50 anni. Neppure i cerchi amalfitani in filigrana d'oro stonavano. Bisognava riconoscere che Trotta aveva il raro dono di saper portare gli ornamenti che più si confanno alla gioventù, di solito così malinconici e ridicoli indosso chi si avvia alla vecchiaia. E sapeva vestire. L'esperto più esigente non avrebbe trovato una grinza. Camicia di lino finissimo, color avorio, appena visibile dalla scollatura, tonacella di lino rosso, i cui orli ricamati le si serravano perfettamente ai polsi. Dalmatica color zafferano, dalle larghe maniche lunghe fino al gomito, listata addirittura di seta scarlatta,
a completare l'abbigliamento, il velo di mussola semitrasparente lasciava intravedere l'acconciatura di trecce arrotolate. E allora, a complemento di questa bellissima descrizione, che non è ovviamente priva di un senso di ironia che spesso Federica riesce a introdurre nelle descrizioni, fa traperare lo sguardo invidioso, no, o malevolo di uomini che normalmente sono portati a trovare, a sottolineare le rughe nelle persone quando si avviano alla maturità. A completare questo vorrei condividere con lo schermo, e vediamo se ci riusciamo, una piccola sorpresa. Vediamo un po' se l'ospite mi consente di condividere lo schermo. Ecco, questo è il ritratto che di Trotta de Ruggero ha voluto fare il nostro comune amico architetto maestro Renaldo Pasannaro. Direi che sembra veramente, no, di avere di fronte il personaggio che Federica Garofalo ci ha descritto, in tutta la sua bellezza femminile, in tutta la sua anche gravità di donna consapevole di un ruolo nella società che le consente di dialogare alla pari con i massimi potenti della terra in un momento in cui appunto la storia di Salerno sta attraversando un momento particolarmente difficile. Mi fa piacere chiudere questa nostra conversazione con questo bel ritratto, che è un omaggio alla femminilità, un omaggio alla ad un'autrice che appunto ha voluto dedicare questo libro, che è sicuramente un libro di genere, ma che non esagera in questa direzione, e che è dedicato non soltanto alle mulieres salernitane con la volontà di estrarle in qualche modo dall'oblio, ma a tutte le donne di tutti i tempi, con l'auspicio che, ecco, questa parità così difficile da conquistare, ecco, diventi l'obiettivo prioritario dei tempi presenti e delle nuove generazioni. E con questo credo ci possiamo salutare, con un saluto grato ai nostri ospiti d'Italia Medievale e con un grazie a Federica Garofalo per questo bel libro che certamente in molti potranno leggere durante questo Natale singolare che ci costringe a casa un po' più di quanto vorremmo. Un cordiale saluto a tutti e a una prossima occasione. Bene, io direi che bisogna correre in libreria ad acquistare Mulier. Il libro di Federica, assolutamente. È la degna conclusione di questa videopresentazione, per la quale io ringrazio tantissimo l'autrice Federica Garofalo, la professoressa Chiara Maria Lambert, che ne ha così bene trattato i contenuti, l'editore è Robin Edizioni, e niente, andate in libreria e compratelo. Fra l'altro mi pare di ricordare che il costo sia decisamente invogliante, perché costa soltanto 15 euro, sono 264 pagine, per cui ne vale davvero la pena. Grazie ancora a tutte e due. Grazie a lei. Ne approfitto per augurarvi anche buone feste, già che ci siamo. Grazie, ricambiamo. Grazie. Di cuore. Sperando che siano degne di tale nome, perlomeno. E ricordo a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito www.italiamedievale.org, dove potranno trovare tutte le videopresentazioni che abbiamo realizzato in questo lungo anno di lockdown, che poi vuol dire solo chiusura, che è molto più semplice e comodo da utilizzare. Grazie ancora. Grazie dottore Calì, è stato un piacere, buon lavoro, grazie Federica, e auguri anche a voi, alle vostre famiglie, alle persone care. Grazie a tutti voi.